Amici di ActiSport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Minuti di Recupero. È con grande piacere che ritroviamo oggi in nostra compagnia Luca Lunghini, responsabile del blog Il Corner del Lungo. Ciao Luca, bentornato. Ciao Andrea, grazie ancora per l'invito e buon anno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Buon anno di cuore anche a te, Luca. Prima giornata del girone di ritorno, 2 giorni di caos assoluto. Allora te la faccio breve. Nel caos calcio, che figura ci rimedia la Lega di Serie Penso una figura pessima anche perché stavolta veramente non si può dire il solito detto dilettante allo sbaraglio. Io tenete conto che ho cercato di capirci qualcosa diciamo, in questi giorni e devo dire che mi è capitato in mano, ad esempio, il protocollo dei dilettanti del Comitato Regionale Toscana, tanto per fare un esempio. Ecco, l'esempio è molto semplice. Tieni conto che all'interno del calcio dilettantistico è stato chiesto qual era il gruppo squadra a inizio campionato e è stata messa una regola molto semplice e chiara. Se abbiamo un numero maggiore o uguale a 5 calciatori positivi non si gioca e quindi si può chiedere il rinvio. Se abbiamo meno di 6 giocatori positivi, quindi 5 o meno, non si può chiedere il rinvio della gara. In questo modo qua i rinvii sono stati tutti certificati subito e non c'è stato nessun tipo di problema. Nel calcio professionistico, quello che è la terza industria del paese, ricordiamocelo, che muove miliardi di euro tutti gli anni, non siamo stati in grado, ormai da un anno e mezzo a questa parte, di avere una regola netta, chiara e condivisa da tutti. Sarebbe bastato mettersi a sedere, non so, magari insieme al governo, insieme alle ASE, non so con chi, però comunque sia, non si può andare avanti così. Adesso abbiamo un protocollo nuovo che parla di 13 calciatori, ma addirittura parla di un protocollo dove i 13 calciatori si considera anche quelli della primavera. Quindi Campionato che è stato poi sospeso, per evitare i vantaggi. appunto, voglio dire, quindi siamo veramente diciamo, a una figuraccia, ci escono veramente malissimo i dirigenti del calcio italiano. Preciso per completezza di informazione che mercoledì 12 dovrebbe esserci un incontro al Ministero degli Affari Regionali con la conferenza Stato-Regioni, il Ministro della Salute, il sottosegretario Vezzali e dovrebbe presenziare anche la Lega Calcio e la FIGC. Sì, Andrea, scusami, peccato però che il campionato di Serie A ha giocato in parte Ieri ieri, e in gioca parte notte, domenica. il 12 ci C'è sono Coppa anche delle Italia. gare di Coppa Italia, tra cui ad esempio Napoli-Fiorentina. Quindi, Esatto. cioè, nel senso, come al solito si fa le cose, si chiude la stalla quando vuoi, sono già scappato. Esatto. Luca, proviamo a parlare di campo. Va, il Milan batte 3-1 la Roma al Meazza nel primo dei due big match della 20ª di A e si porta provvisoriamente a meno 1 dall'Inter. Allora ti chiedo, è già secondo te definito il derby milanese come duello scudetto oppure possiamo ancora lasciare aperta una porticina a Napoli e Atalanta? Allora, tra l'altro c'è da dire che quelle poche gare che sono state giocate ieri sono state anche piuttosto divertenti, una delle quali appunto Milan-Roma. Io credo che molto dipenderà per quanto riguarda la tua domanda da quando riusciranno a essere nuovamente al completo le squadre che inseguono, perché il Napoli, insomma, che ieri ha giocato addirittura, aveva fondamentalmente quei 13 calciatori di cui parlavamo prima. Tra l'altro aveva in campo 3 giocatori in quarantena, quindi non si capisce, mentre mezza Italia è chiusa in casa in quarantena, abbiamo 3 calciatori che scendono in campo. Però tornando a Milan-Roma, devo dire che il Milan ha dato secondo me una ottima dimostrazione delle proprie potenzialità, soprattutto nell'assetto offensivo della squadra. Leao ha spaccato la partita e poi però devo dire che il Milan sembra che sia una di quelle squadre che è tornata rigenerata dalle vacanze di Natale, nonostante le tantissime assenze nel reparto difensivo. Non dimentichiamoci che ieri i due centrali del Milan erano Kalulu e Gabbia. È vero però che appunto il Milan è sembrata una delle poche squadre che può lottarsela con l'Inter fino in fondo. Quindi credo che molto dipenderà da quando riuscirà il Napoli a recuperare i propri calciatori. Altrimenti, se no, sì, sarà un derby fino alla fine per lo scudetto. Cosa manca alla Roma di Mourinho per essere grande a tutti gli effetti? Secondo me la Roma innanzitutto manca un gioco, perché Mourinho anche quest'anno è partito con il 4-2-3-1, poi passa al 4-3-3, adesso è 2-3 partite, gioca 3-5-2 con Zaniolo in appoggio all'unica punta Abraham.
ha completamente dimenticato un calciatore da Borja Mayoral. Shomurodov fa solamente degli spezzoni, però alla fine gli manca un gioco. In mezzo al campo non si vedono trame di gioco ben costruite. Mourinho ha scelto di giocare un calcio senza diciamo così, costruttori di gioco, perché anche Villar è stato completamente dimenticato, Diawara gioca solamente degli spezzoni, e in mezzo al campo il solo Pellegrini non riesce a dare quella qualità necessaria per arrivare bene negli ultimi 16 metri. Inoltre, nonostante abbia aggiunto un centrale difensivo, anche ieri la Roma ha fatto degli errori individuali e di reparto molto importanti. Dunque io credo che prima di prendersela con gli arbitri, Mourinho dovrebbe provare a trovare il bandolo della matassa all'interno della propria squadra. Continuano a sembrare in arrivo alcuni calciatori, tra cui Maitland Niles e non solo. Però ho paura che se non si riesce a far giocare bene una squadra, poi il mercato non è la panacea di tutti i mali. Assolutamente. Con cuore e carattere il Napoli conquista un punto che potrebbe pesare oro nella lotta per la Champions. Che match è stato quello dell'Allianz Stadium? Allora, il Napoli secondo me ha fatto l'impresa della giornata, insieme a quella del Verona, che con 10 positivi è andata a vincere la Spezia. Il Napoli era giocato una partita sublime per certi versi, perché se noi pensiamo appunto che aveva solamente 13 calciatori a disposizione, senza l'allenatore, con l'allenatore in seconda che anche lui non stava tanto bene, ieri il Napoli ha fatto veramente un'impresa, ha giocato un primo tempo secondo me molto buono, anche se chiaramente non è riuscito ad avere tantissime occasioni da rete, però insomma trovava davanti una Juventus che ieri recuperava Chiesa, ha recuperato Dybala nel secondo tempo ed era certamente molto più in palla dal punto di vista degli uomini rispetto al Napoli. Ha giocato la partita che doveva giocare e poi soprattutto ha dato dimostrazione veramente di crederci fino alla fine, anche quando ha preso il gol dell'1-1 non è andata in apnea, nonostante che ieri, non dimentichiamoci, giocassero dietro con una difesa in cui erano impiegati Juan Jesus e Gulam, che insieme credo che quest'anno non avevano praticamente mai giocato, e poi comunque giocavano Juventus Stadium. Grandissimo risultato. La mancata vittoria dei bianconeri contro una diretta rivale ampiamente rimaneggiata ridimensiona ulteriormente le ambizioni della truppa di Massimiliano Allegri. Secondo me non è tanto il risultato che deve far capire che la Juventus quest'anno non potrà lottare assolutamente per lo scudetto, ma quanto la qualità del gioco e la prestazione. Insomma, la Juventus ieri sera, francamente, ha giocato palla a Chiesa e gli altri si muovono un po' come meglio credono. Tra l'altro c'è da dire che Chiesa ieri sera ha giocato veramente un'ottima partita, però insomma giocare sempre uno contro 11 non si riuscirà sempre a giocare contro una squadra in grande difficoltà come il Napoli di ieri sera. E poi devo dire che la mossa di togliere Morata nel momento in cui si è pareggiato la partita, alla fine di una settimana in cui si è detto che Morata è il calciatore su cui si vuole comunque puntare da qui alla fine dell'anno, anche dal punto di vista psicologico, non mi è sembrata veramente una grande trovata. Resta comunque la mancanza di qualità in mezzo al campo della Juventus e la mancanza di trame di gioco. Appunto, ieri sera mi è sembrato veramente un po' di rivedere quella Fiorentina di Beppe Iachini quando si dava la palla a Ribéry e Chiesa nella speranza che inventassero qualcosa. Chiesa ha cambiato maglia, ma mi sembra che il calcio proposto dalle squadre in cui milita Federico Chiesa sia sempre il solito. Spettacolare 3-3 all'Olimpico tra Lazio ed Empoli. Devo dire, dal punto di vista della qualità offensiva, veramente una partita godibilissima. Forse i due tecnici non avranno esultato per il rendimento in fase di non possesso delle rispettive squadre. Allora ti chiedo di commentare quella che è stata anche l'analisi di Sarri nel post-gara. Come può ritrovare quella solidità difensiva che ormai manca da tempo la formazione biancoceleste? Anche perché io ricordo solo che Sarri ha sempre puntato a un gioco spettacolare, ma all'interno di un'organizzazione che prevedeva una difesa decisamente organizzata. Esatto, sì, sono assolutamente d'accordo. Teniamo conto che la Lazio, se non sbaglio, su 20 partite ha subito 37 reti, che sono più di un gol e mezzo a gara, sono quasi due. Secondo me, allora, innanzitutto bisognerebbe trovare un portiere affidabile, perché anche Strakosha ieri, dopo 4 minuti, ha fatto un fallo da rigore sinceramente incredibile, che ti mette subito la partita in salita. E poi si dovrebbe, secondo me, riuscire a trovare anche un difensore che guidi il reparto. Io credo che il gol che ha subito ieri la Lazio, quello del 3-2 con Marchizza che fa il Roberto Carlos, te la dico io.
appunto, e fa il tunnel e la mette nel mezzo, e Di Francesco, che è solo completamente dentro l'area piccola, e fa il gol del 3-2, è un po' la fotografia della fase difensiva della Lazio. Il problema, io credo, che sia un problema di uomini, cioè Sarri sta cercando di far giocare un calcio alla propria squadra che però non è adatto per la squadra che ha. Non puoi, secondo me, giocare 4-3-3 con tre punte vere, perché Felipe Anderson, Pedro e Immobile sono tre attaccanti veri, più Milinkovic-Savic, più Luis Alberto, se non riesci ad avere una certa solidità difensiva. E quando parlo di solidità difensiva, mi riferisco al fatto che quando la Lazio giocava con Simone Inzaghi, giocava con una difesa a tre e con tre centrali difensivi che si fermavano lì e non facevano quasi mai la fase anche di attacco. Mi sembra una squadra che, nel momento in cui perde diciamo, il possesso palla, poi diventa permeabilissima, diciamo, rispetto alle verticalizzazioni avversarie. Ho paura che tre punte più Milinkovic-Savic più Luis Alberto, con i terzini che ha la Lazio, non se li possano assolutamente permettere, e non credo sia sufficiente togliere, come ha fatto ultimamente, Lazzari dal campo e cercare di avere con Cataldi un po' più di corsa in mezzo al campo per riuscire a trovare quella solidità difensiva. La squadra è sempre molto lunga e molto larga, e tutte le volte che anche ieri l'Empoli, che comunque c'è da dire che è la grandissima sorpresa del campionato di quest'anno, ieri andavano in ambascio ogni volta che l'Empoli riusciva a ripartire in contropiede con le verticalizzazioni sull'attaccante. Prima vittoria in trasferta per il Cagliari in una partita che, permettimi il giudizio, non regala certamente spettacolo di altissimo livello. Piega 2-1 la Sampdoria al Ferraris e si conferma bestia nera dei blucerchiati. È iniziata la riscossa ai ragazzi di Mazzarri? Allora, il Cagliari, ricordiamoci che ha vinto due partite fino ad oggi, le ha vinte entrambe con la Sampdoria, quindi se giocasse sempre con la Sampdoria lotterebbe magari per la Champions League. A parte le battute, io non so se è partita la riscossa dei ragazzi di Mazzarri, perché so che hanno lanciato un messaggio molto chiaro. Se ti ricordi, prima della sosta di Natale, dopo l'ultima sconfitta, c'è stata una sorta di repulisti, c'è stato... Certo, un'epurazione, va. Esatto, un'epurazione, tant'è che sono stati praticamente messi fuori rosa, ad esempio, Godin e Caceres, tanto per fare due nomi. In più, Keita, che anche lui sembrava molto vicino all'epurazione, adesso è partito per la Coppa d'Africa. Ieri il Cagliari, seppur con un solo nuovo acquisto, cioè quello di Lovato, ha vinto, e secondo me convinto, anche contro la Sampdoria. È riuscito a trovare finalmente la rete di Pavoletti, che, non dimentichiamoci, è un attaccante che, quando sta bene, spesso riesce a fare la differenza in Serie A. È chiaro che deve ritrovare quella solidità difensiva che però sta cercando soprattutto grazie al mercato. Ieri c'è stata appunto la prima presenza di Lovato. Goldaniga è già arrivato, ma è stato bloccato per il Covid. Sembra in arrivo anche Calafiori dalla Roma. Devo dire che sicuramente il Cagliari farà di tutto per cercare di non retrocedere. Se riparte dalla voglia e dalla cattiveria di Deiola, ragazzo del vivaio, che ieri ha segnato il gol dell'1-1 ed ha esultato veramente come un sardo vero, secondo me ce la possono fare. Il successo del Verona al picco rimette nuovamente in discussione la panchina di Thiago Motta. Questa è una bella domanda. Innanzitutto c'è da fare complimenti al Verona, perché in mezzo a, come dicevi giustamente te, 48 ore folli, è una delle poche squadre che, con una squadra intera positiva per Covid, è partita, ha giocato, ha fatto la sua partita, l'ha vinta, pur avendo pochissimi uomini a disposizione. Thiago Motta, io continuo francamente a non capire come possa essere ancora sulla panchina dello Spezia, ma non per altro, ma perché ormai tutti sanno che doveva essere esonerato entro il 31 di dicembre, poi qualche risultato prima della sosta gli ha salvato la panchina. Però, francamente, se inizi a perdere anche le partite in casa contro squadre a cui mancano 10 titolari, diventa veramente difficile, anche perché lo Spezia ad oggi è salvo. Però non dimentichiamoci, ha fatto 16 punti in 20 partite, e dietro ha il Cagliari, che ieri, come dicevamo prima, ha vinto, e il Genoa, che ieri diciamo, è riuscita a raggiungere il secondo pareggio consecutivo, tra l'altro pareggiando in quel di Sassuolo. Lo Spezia, io francamente la vedo male, anche perché, avendo il mercato poi chiuso, l'unica cosa che può fare è cambiare l'allenatore. Non so cosa Certo. vorranno fare. Io, francamente, vista anche la poca esperienza di Thiago Motta in Serie A,
Francamente lo avrei già cambiato, però insomma, poi vedranno un po' Ti loro. chiedo una rapida chiosa proprio sulla partita del Mapei. Possiamo incoronare il gol di destro come gesto tecnico di giornata? Assolutamente sì. Io devo dire che ha fatto una rete veramente bellissima. Per chi non l'avesse vista, mi raccomando, non ve la perdete. Ha fatto un colpo di tacco meraviglioso. Devo dire che Mattia Destro, negli ultimi 2 anni, quando sta bene, è uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Considerando quanti pochi attaccanti abbiamo che segnano in nazionale e visto che insomma abbiamo tra poco degli appuntamenti veramente importanti, se sta bene io non Pensierino. un pensierino io ce lo farei, però permettimi, insieme al gol di destro io vorrei premiare anche l'assist di petto di Yoshida sul gol di Va Gabbiadini, che bene. considerando che è un difensore centrale fa una cosa nell'area di rigore avversaria veramente eccezionale. In una partita povera di emozioni, come dicevi te, un gesto tecnico veramente da leccarsi basso. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Luca Lunghini per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca, grazie. Grazie a te Andrea, alla prossima!